Va ora in onda! Made in Italy, un talk show radiofonico di arte, cultura, moda, cucina, musica, tecnologia, cinema, paesaggio, turismo e tutto quanto fa tendenza dell'Italia nel mondo. A cura di Cristina Sartori, Luca Giacon e Simonetta Nardi. Cinema Made in Italy. Quando arrivò in California, trovò il deserto di una comunità italiana ridotta ai minimi termini. Oggi, in quel deserto, hanno trovato posto 15.000 italiani che hanno scelto una terra che sa riconoscere al primo sguardo chi ama veramente il sogno americano. Merito di Paola Cipollina, imprenditrice che ha trasportato sulla costa occidentale americana la sua passione per la moda e il cinema, senza dimenticare il suo impegno per il sociale, che si è trasformato in gruppo virtuale che aiuta e consiglia gli italiani che decidono di affrontare l'avventura americana. La mia vita imprenditoriale inizia all'età di 15 anni, quando mi offrirono la possibilità di avviare una scuola di taglio e cucito in provincia di Genova, precisamente a Pegli, dove risiedevo. E dopo pochissimi anni l'attività si espanse, così tanto che mi ritrovai all'età di 24 anni ad avere una rete di scuole di moda in Italia molto grande. Erano 15 scuole. Erano gli anni 80, tutto andava che era una meraviglia, e dopo tanta esperienza nella moda però iniziai a capire, con la nascita delle televisioni, che qualcosa stava cambiando, i media avrebbero dettato il futuro. Pertanto feci una campagna che si chiamava La Moda Entra in Scena, iniziando così a preparare personale qualificato per lo spettacolo, il cinema, la televisione. Iniziai quindi da lì ad amare quel mondo, perché aveva qualcosa da dare in più che il mondo effimero della moda non aveva. Sentivo la cultura, sentivo che avevo qualcosa di nuovo da dire, da trasmettere. Tutto questo, certo, fu influenzato anche dall'incontro con mio marito, Max Leonida, una persona di incredibile talento, di profonda cultura e di sensibilità. Insieme aprimmo e fondammo l'Accademia dello Spettacolo, un vero successo durato tanti anni che ci portò in brevissimo tempo ad avere anche la nostra casa di videoproduzione, a produrre i primi due film. Oggi la sua attività principale riguarda il mondo televisivo e cinematografico. Esiste un segno distintivo che può aiutare gli italiani in un lavoro che riguarda questo settore? Abbiamo dei punti di forza in questo campo artistico? Oggi mi trovo a Los Angeles, e questo perché ho seguito la mia strada, il mio destino semplice, credo molto in questo. E qui mi sto facendo tantissima esperienza nel settore cinematografico. E da una prima analisi capisco che il cinema americano è privo di contenuti, vuoto, superficiale. Qui a Hollywood tutti pretendono di lavorare nel cinema, però sono pochissime le persone che possono permetterselo. E non per una questione di soldi, ma per una questione di profondità. Come mai ultimamente gli Oscar vincono tantissimi premi gli europei? Semplice, loro hanno cultura, storia ed esperienza. E noi abbiamo molte cose da dare al cinema americano in termini appunto di idee, di scrittura, che sono la base di un buon film, senza contare poi le parti artistiche, i costumi, le scene. Cioè è indiscutibile il nostro livello, solamente è difficile entrare e farsi notare. Ma una volta che questo avviene, devi solo mantenere la tua posizione col rispetto delle regole americane. I furbi qui hanno vita breve, e ne vedo ogni giorno di italiani che arrivano, si improvvisano e poi sono costretti ad andarsene. Paola Cipollina, lei con la Four Step si occupa, tra le altre attività, anche di management per gli italiani presenti negli Stati Uniti e della socializzazione tra italiani in California. Quali sono i servizi che offre a chi decide di affrontare il sogno americano?
La Four Step nasce proprio con l'intento di offrire un servizio a tutti coloro che intendono espatriare. Vado via dall'Italia e il mio sogno è andare a vivere in America. Capiamo insieme se hai i presupposti per poter iniziare la tua avventura. Noi nasciamo proprio perché il mercato aveva esigenza di questo e come noi tanti appena arrivati hanno commesso errori, perso tempo, il che significa perdere anche molti soldi. Quindi ci occupiamo di assistenza ai visti, collaboriamo con tantissimi avvocati immigrazionisti, ognuno specializzato in una tipologia di visto. Ci sono green card marriage, visti artistici, visti per il commercio, visti per avviare il proprio business, la propria attività negli state. Tra il perdere il tempo, soldi e affidarsi a un'agenzia, la convenienza è talmente tanta che così decisi di creare una comunità prima di tutto utilizzando Facebook e creando il gruppo Italiani a Los Angeles. Oggi questo gruppo conta quasi 16.000 iscritti. Da lì parallelamente l'agenzia, la First Step, il primo passo. La comunità italiana oggi inizia a essere fortissima. Ci si incontra a Los Angeles, si fanno gli hiking insieme, cene, colazioni, pranzi e tutto questo ci serve per respirare la nostra Italia. Dalla moda alla pubblicità, dalla musica al cinema, passando attraverso la televisione. Il successo di Paola Cipollina ha il sapore del Made in Italy e si lega sempre più alle produzioni americane che guardano alla professionalità dell'imprenditrice ligure come a un marchio di garanzia per serietà e impegno, trasformando un'altra esperienza umana in un successo professionale degli italiani nel mondo. Generoso Daniese, Made in Italy. Los Angeles. Avete ascoltato? Made in Italy, un talk show radiofonico di arte, cultura, moda, cucina, musica, tecnologia, cinema, paesaggio, turismo e tutto quanto fa tendenza dell'Italia nel mondo. A cura di Cristina Sartori, Luca Giacon e Simonetta Nardi. Vi ricordiamo che potete ascoltare Made in Italy anche sul sito internet www.madeinitalyradio.it o sulla nostra pagina facebook.com/madeinitalyradio. Potete seguirci anche su twitter.com/madeinitalyweb.